Buongiorno cari YouTubers e benvenuti a un nuovo video del mio canale. Oggi facciamo una recensione di un gioco e facciamo una recensione di un gioco per cellulare, come ho fatto con Geometry Dash. Oggi facciamo la recensione di Smash It, un gioco anche questo simile a un arcade, molto divertente che ho scaricato gratis dal Play Store e che gioco molte volte sul cellulare. Di cosa parla Smash It? È molto semplice. Tu praticamente hai davanti dei vetri, tu hai un percorso da percorrere e hai davanti dei vetri che tu devi rompere usando delle palline. Questi vetri che si possono muovere a destra, a sinistra, dall'alto verso il basso, possono essere delle specie di eliche di vetro, possono essere un muro che si alza, un muro che si abbassa. Insomma, lo scopo del gioco è andare più avanti possibile nel percorso, quindi più avanti possibile tra i vari livelli che ci sono, passando da una parte e dall'altra, rompendo i vetri usando le palline. Quindi molto semplice, basta cliccare sul touch, la palla parte, dove tu hai puntato la palla va lanciata e se c'è il vetro lo rompe. Più vetri rompi, più palline guadagni. Nel senso, allora, più che altro, più palline lanci, più palline perdi. Più palline lanci, se rompi 10 vetri, ottieni 2 palline. Quindi le multiball, che quindi se schiacci normalmente ti lanci 2 palline di seguito. Abbiamo i vetri normali e abbiamo i vetri extra, quindi quei vetri che magari ci sono i vetri a punta a piramide che ti danno 3 palline in più se le rompi, se lo rompi. C'hanno le palline, i vetri a rombo che ti danno 5 palline in più. Quindi l'importante di questo gioco è non finire le palline, perché se finisci le palline perdi. Quando arrivi a 0 palline hai perso. L'importante è non scontrarsi contro i vetri, perché se ti scontri contro i vetri il problema diventa molto grande, perché perdi 10 palline. Esatto, 10 palline. Quindi se non si riesce a prendere un determinato vetro, quindi si lancia mai la pallina, piuttosto che la pallina rompe una parte del vetro, ma è la parte sbagliata, quindi l'hai lanciata male, ti scontri e subisci 10 danni, quindi perdi queste 10 palline. E via dicendo, quando arrivi a 0, la partita è finita. Cosa succede? Più avanti che si va nei livelli, i livelli cambiano. Il primo livello è molto semplice, perché sono vetri normalissimi che puoi anche non usare le palline. Poi più avanti che si va si trovano quelli che ti cadono dal soffitto, quelli che si alzano improvviso dal pavimento, quelli che vanno a eliche. Quindi più avanti vai più diventa difficile. In più va aggiunto un'altra difficoltà di questo gioco. La difficoltà in più di questo gioco sono i portali. Perché più avanti che si va da una zona all'altra del gioco, quindi da un livello all'altro, ci sono dei portali. Questi portali che devono essere aperti lanciando delle palline. Praticamente ci sono dei pulsanti che tu devi beccare con le palline e te ne puoi trovare anche tre davanti a una porta. Se non li prendi tutti, le porte non si aprono e perdi 10 palline, come se ti scontrassi contro il vetro. E quindi è una difficoltà in più. Però la cosa bella è che hai anche dei poteri, puoi acquistare dei poteri, ad esempio c'è il potere verde che praticamente è un cerchiolino che se tu lo prendi guadagni tante palline che tu seguendo il lino della tua mano, queste palline partono insieme, più palline e seguono diciamo, il percorso che hai fatto tu col dito. Questo per rompere più vetri. La cosa positiva di questo potere è che quando lo usi
non perdi palline se hai sbagliato, quindi non le perdi, anche se ti scontri contro un muro, però è sempre meglio non scontrarsi contro un vetro o contro un muro. Secondo potere che io sono andato a scoprire, perché avevo scoperto due poteri in generale, è il potere dell'orologio. Praticamente il potere dell'orologio rallenta i vetri che cadono, quelli che vanno a elica, così che tu hai più possibilità di colpire. Quindi è un potere che più avanti, all'inizio non conviene prendere, però più avanti che si va si deve prendere. La cosa negativa purtroppo che ho sul mio cellulare è che molte volte per farlo partire devo spegnere e riaccendere il gioco 3 volte, perché le prime 3 volte si blocca, si spegne e ritorna alla schermata iniziale del cellulare. Quindi purtroppo molte volte sono costretto a fare queste cose qua. Questo era Smash It, gioco per il cellulare. Il secondo che faccio dopo Geometry Dash sul cellulare, intendo. Vi do una comunicazione riguardante a una playlist che è quella di survival che ho deciso di abbandonare, non altro non perché non ci sono i capitoli. Capitoli ci sono, ma purtroppo cioè, arriverò a un certo punto che dovrò fermarmi improvvisamente e quindi non mi pare il caso di continuare, anche perché insomma, non è stata una storia che ho scritto molto bene rispetto magari ad altre che sto cercando di scrivere in questo periodo, perché mi sto buttando su altro. A questo punto, ragazzi, io vi saluto, vi rimando al mio prossimo video e vi auguro a tutti una buona giornata.